69, leggiamo dal versetto 1. Salvami, o oh Dio, perché le acque mi sono penetrate fino all'anima. Sprofondo in un pantano senza trovare sostegno. Sono scivolato in acque profonde e la corrente mi travolge. Sono stanco di gridare, la mia gola è riarsa, i miei occhi si spengono nell'attesa del mio Dio. Più numerosi dei capelli del mio capo sono quelli che mi odiano senza ragione, sono potenti quelli che vogliono distruggermi e che a torto mi sono nemici. Ho dovuto consegnare ciò che non avevo rubato. O Dio, tu conosci la mia stoltezza e le mie colpe non ti sono nascoste. Non siano confusi per causa mia quelli che sperano in te. O Dio, Signore degli eserciti. Non siano coperti di vergogna per causa mia quelli che ti cercano, Dio di Israele. Per amor tuo io sopporto gli insulti, la vergogna mi copre la faccia. Sono un estraneo per i miei fratelli, un forestiero per i figli di mia madre, poiché mi divora lo zelo per la tua casa, gli insulti di chi ti oltraggia sono caduti su di me. Ho pianto. Ho afflitto l'anima mia con il digiuno, ma ciò mi ha causato disonore. Ho indossato come vestito il cilicio, ma essi ridono di me. Le persone sedute alla porta sparlano di me e sono divenuto lo zimbello degli ubriaconi. Ma io rivolgo a te la mia preghiera, o oh Signore, nel momento favorevole. Per la tua grande misericordia rispondimi, o oh Dio, assicurandomi la tua salvezza. Salvami dal pantano, perché io non affondi. Liberami da chi mi odia e dalle acque profonde. Non mi sommerga la corrente delle acque. Non mi inghiottisca il vortice. Non chiuda il pozzo la sua bocca su di me. Rispondimi, Signore, perché la tua grazia è benefica. Volgiti a me nella tua grande misericordia. Misericordia. Fino a qui la parola del Signore. Vogliamo chinare un attimo i nostri capi e cercare la presenza e la guida dello Spirito Santo. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome, Gesù. Signore, tu vedi il desiderio del nostro cuore. Vogliamo ascoltare la tua voce, Signore. Vogliamo ricevere la tua parola, Signore. Padre, spezza il pane che viene dal cielo, ciba i nostri cuori. Te lo chiediamo, Signore, non per i nostri meriti e non nel nostro nome, ma nel nome di Cristo Gesù tuo Figlio. Amen. Amen. Senza dubbio, eh, in questo salmo, è chiaro dal contesto che il salmista sta passando un brutto quarto d'ora. Eh? Sta soffrendo per varie ragioni, forse per errori suoi, forse non per errori suoi, è perseguitato, è afflitto, insultato, comunque sta passando un momento veramente difficile. Sapete dove trova la soluzione il salmista? Al versetto 13 abbiamo letto, ma io rivolgo a te la mia preghiera, o oh Signore, nel momento favorevole. E un'altra versione della Bibbia dice: Ma io rivolgo a te la mia preghiera, o oh Signore, nel tempo accettevole. E noi vogliamo imparare a pregare, a pregare di più. A volte abbiamo problemi. Abbiamo difficoltà e cerchiamo di trovare la soluzione ovunque. O oh, chiediamo aiuto, forse agli amici. Cerchiamo aiuto in diverse eh, direzioni. Forse ci appelliamo anche al pastore. Ma non facciamo la cosa più semplice che quella di rivolgerci al Signore. O oh, quanto costa una preghiera? Quanto tempo potrebbe rubarci qualche istante passato davanti alla presenza di Dio? E mentre apriamo il nostro cuore davanti al Signore abbiamo bisogno di riscoprire dire che abbiamo necessità di pregare e di farlo con tutto il cuore, ma io, dice il salmista, rivolgo a te la mia preghiera, io mi rivolgo a te, grido a te e lo voglio fare nel tempo accettevole. Davide ci dà un bellissimo esempio, è un uomo se leggiamo la storia e la biografia di Davide e se la studiamo un po' più da vicino, scopriamo quanti problemi ha passato quest'uomo perseguitato da Saul, all'inizio deriso dai fratelli, poi addirittura cade nel peccato, si scontra col nemico peggiore che è se stesso, e anche noi a volte lottiamo col nostro nemico peggiore che siamo proprio noi stessi, però vediamo che Davide ne esce sempre vittorioso. Davide è un uomo che vince. Un uomo che esce a testa alta dalle situazioni, è un uomo che nonostante le varie difficoltà, lui trova la vittoria. Questo perché? Perché era un uomo che pregava. E questo ce lo testimoniano i salmi numerosi che Egli ha scritto. Quante volte Lui scrive stesso questo salmo, quante volte Lui scrive, Signore, salvami, Signore, sono caduto, sono nel pantano fangoso, quante volte Davide va davanti alla presenza di Dio e gli racconta tutto quello che Lui sta vivendo nella profondità del suo cuore. E la soluzione è che l'aiuto di Dio è pronto, che l'aiuto di Dio è vicino. E noi questa sera vogliamo seguire l'esempio di Davide l'esempio di diversi personaggi della Bibbia uomini e donne che hanno pregato che hanno creduto e che hanno ottenuto risposta dal Signore ma vorrei soffermarmi questa sera insieme a voi su un particolare io ho rivolto la mia preghiera a te o oh Signore nel momento favorevole oppure come dicevo un'altra traduzione nel tempo accettevole ma cosa significa? Dio forse ha stabilito un determinato eh, momento nella giornata nel quale dobbiamo pregare? No, non è questo. È un tempo diverso, è un momento diverso che adesso andremo a vedere. È il tempo di Dio, è il tempo che Dio ha preparato. E noi possiamo comprendere se stiamo vivendo o meno questo momento favorevole e se noi comprendiamo la nostra condizione. È importante. Comprendere la situazione del nostro cuore. Quante volte, quante persone vanno a Dio vantando diritti, vantando di potere o di dover ricevere una risposta, però non è così. L'uomo non merita nulla da Dio ma può ricevere tutto per grazia. E il Signore Gesù dichiara, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma sono venuto a chiamare dei peccatori a ravvedimento. E che tu lo voglia o no, o che io lo voglia o no, c'è una realtà che è comune a tutti gli uomini. La Bibbia dichiara con forza, tutti... Hanno peccato, tutti sono in questa condizione, tutti hanno fallito davanti a Dio, tutti sono caduti nel baratro del peccato e fino a che noi non riconosciamo questa situazione davanti a Dio, non riconosciamo di aver bisogno, noi non stiamo vivendo un momento favorevole, un momento in cui la nostra preghiera può essere accettata davanti al Signore. O oh, ci sono persone che pregano anche in questo momento, forse fuori da questa chiesa, ma non riescono non ad arrivare a Dio perché non riconoscono il bisogno che hanno di Dio. Loro pregano e quasi sembra che è Dio che abbia bisogno di loro, ma non è così. Io, tu fratello, tu sorella, siamo bisognosi di Dio e non è importanza, forse dal punto di vista umano quanto possiamo vantare i nostri diritti, noi vogliamo vedere, vogliamo pensare come Dio pensa. Tutti hanno peccato tutti vi ricordate quel fariseo che andò nel tempio e insieme a lui c'era anche un pubblicano un uomo che non era visto bene dall'opinione pubblica e tutti e due erano nel tempio tutti e due erano nel posto giusto tutti e due venivano in chiesa tutti e due ascoltavano le predicazioni tutti e due pregavano però Gesù ci dice che la preghiera di uno fu accettata Mentre la preghiera dell'altro no. E il fariseo stava in piedi e diceva: Signore, grazie che sono così. Grazie che riesco a venire in chiesa tre volte a settimana. Signore, grazie che riesco ad adempiere per quanto possa essere l'esteriore tutto quello che tu mi chiedi. E, Signore, grazie che non sono come quello lì. Mentre il pubblicano non riusciva ad alzare lo sguardo, caro fratello, cara sorella, se ti senti misero davanti a Dio. Non c'è una condizione migliore perché la parola di Dio ci dice che gli umili saranno innalzati mentre i superbi tutto il contrario. E questo pubblicano pregava e diceva Signore abbi pietà di me perché sono un peccatore e forse anche noi pur sapendo forse di aver sbagliato in qualche cosa ci vergogniamo di dire sono un peccatore. Eh? Chissà cosa dirà il fratello che affianca a me se mi sente, che chiedo perdono a Dio per i miei peccati. È vent'anni che vengo in chiesa. Ma cosa ci interessa del pensiero dei fratelli o delle sorelle? A noi deve interessare il pensiero di Dio. Vogliamo tornare a casa eh, con una preghiera esaudita da parte del Signore. E allora riconosciamo il bisogno che abbiamo davanti a Dio. Il tempo è favorevole se riconosciamo di aver bisogno del Signore. Ma poi non solo il tempo è favorevole perché possiamo riconoscere di aver bisogno del Signore, ma il tempo è favorevole perché possiamo andare a Dio. Non è qualcosa da poco. Possiamo andare a Dio. Oh, prima della morte di Gesù questo non era possibile. Davide scrive, oh Signore, portami alla roccia che è troppo alta per me. Oh, portami a te. Io vedo, voglio venire alla tua presenza, voglio rifugiarmi, voglio trovare riparo in te, ma vedo la differenza tra me e te. Io mi sento talmente piccolo, Signore. Tu sei talmente in alto, talmente santo, quasi irraggiungibile. Oh Signore, portami alla roccia. Che è troppo alta per me. E forse quanti, quanti uomini oggi si chiedono quante persone come posso andare a Dio? E sapete, questa domanda se l'è fatta anche Dio tanti tanti anni fa, anzi, per essere più precisi, se l'è fatta anche Dio nell'eternità. E Dio guardava l'uomo e aveva un desiderio di stare con l'uomo, aveva desiderio di poter condividere la sua presenza con l'uomo. Però c'era un problema. Nell'Edem l'uomo aveva fallito, era caduto, aveva costruito una barriera, un muro fatto di peccato che separava il creatore dalla creatura. E allora Dio nell'eternità iniziò a dire, come faccio a risolvere questo problema? Io voglio stare con l'uomo ma è impossibile. Allora una chiamata si è elevata, chi manderò? Chi andrà per noi? Chi può risolvere il problema del peccato? Una voce si è alzata e il figlio di Dio ha detto, ecco mio padre, manda me perché nel rotolo del libro è scritto di me, io vengo per fare la tua volontà. E se è vero che l'uomo non poteva avvicinarsi a Dio, non poteva minimamente entrare nella presenza di Dio, è anche vero che Dio si è fatto uomo e si è avvicinato all'uomo. E noi oggi abbiamo libertà di andare davanti a Dio. La cortina del tempio è stata strappata da cima a fondo, è stata opera di Dio, perché nessun uomo poteva realizzare questo, ma noi oggi abbiamo la possibilità di andare al Padre attraverso Cristo Gesù nostro Signore. Egli dichiara, io sono la via. E se forse hai qualche dubbio questa sera, se forse stai dicendo, oh la mia indignità è troppo grossa, non posso presentarmi davanti a Dio. Egli è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Egli è la via che ci conduce al Padre. Oggi è il tempo favorevole perché possiamo andare davanti alla presenza di Dio. E quante volte non sfruttiamo, cari fratelli, questa bella opportunità. Forse per pigrizia, per incredulità o per altri motivi. Non andiamo davanti alla presenza di Dio quando invece abbiamo un portone aperto che Gesù ci ha aperto morendo sulla croce per i nostri peccati. E se è vero che oggi è il tempo accettevole, se capiamo la nostra condizione, è il tempo accettevole perché possiamo andare davanti alla presenza di Dio, ma anche è il tempo favorevole, accettevole, perché Dio ha una soluzione per noi. Perché immaginate arrivare davanti alla presenza di Dio e sentirsi dire da Dio: Mi dispiace, non posso fare nulla per te, però oggi abbiamo una buona notizia. Dio ha una soluzione perché Gesù non solo ci ha aperto una via per andare al Padre, per andare a Dio, però ha provveduto attraverso la croce una soluzione ad ogni problema del cuore umano. E adesso insieme vogliamo meditare alcuni problemi che il cuore umano può incontrare con l'aiuto dello Spirito di Dio. Oggi abbiamo una soluzione per il peccato. Non se, sembra qualcosa da poco, ma non è poco. Abbiamo una soluzione per il peccato. In Apocalisse 1.5 c'è scritto a Gesù, a colui che ci ama e che ci ha liberato dai nostri peccati. Oh, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E vogliamo immaginare Giovanni che si trova lì nella valle del Giordano e vede Gesù che passa e lui indicando Gesù dice questa frase, ecco l'agnello di Dio. Oh, fino adesso avete cercato di provvedere voi a cancellare il peccato, a coprire il peccato, avete cercato voi di portare un'offerta all'altare, ma adesso non c'è più bisogno. Ecco l'agnello di Dio, ecco l'offerta che Dio ha provveduto, ecco il sacrificio che Dio ha provveduto. Che Toglie il peccato del mondo, non il peccato di una persona, ma il peccato di tutto il genere umano, di tutti gli uomini, di tutte le epoche, perché c'è potenza nel sangue di Gesù. E se il tuo cuore, caro fratello, forse è ancora appesantito dal peccato, cara amica, se il tuo cuore è ancora travagliato dal peccato e non riesci a trovare pace, sappi che c'è liberazione alla croce di Gesù. Perché c'è giustizia, la, giu la giustizia di Dio è rivelata proprio nella croce di Gesù. E ha pagato per ogni peccato. Noi oggi abbiamo la soluzione per il peccato. Non solo abbiamo soluzione per il peccato davanti alla presenza di Dio, ma abbiamo anche libertà dalla paura della morte. Ci sono tanti uomini nel corso della storia che sono coraggiosi e sono stati coraggiosi. Ma di fronte a questa situazione, di fronte all'ombra della morte, ogni cuore inizia a tremare. Gesù è colui che ci libera dalla paura della morte. Voglio leggere insieme a voi? Lo leggo per voi in Ebrei un passo dal capitolo 2 versetto 14-15 che dice così che con la sua morte, con la morte di Gesù, Egli vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Sapete di cosa si ha paura? Di ciò che non si conosce. Però Gesù ha messo una certezza nel nostro cuore che al nostro risveglio i nostri occhi saranno saziati della sua sembianza. Noi possiamo essere liberati dalla paura della morte se abbiamo la certezza della vita dentro di noi. Possiamo essere liberati da questo spettro se realmente abbiamo la certezza che Cristo Gesù vive e regna nel nostro cuore. E oggi abbiamo una soluzione. Se forse hai questa paura nel tuo cuore, Oh, tu hai bisogno della presenza di Dio. E Davide disse: Quando anche camminasse nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché sono un gran re. Disse così? O perché ho un grande esercito dietro di me? Perché sono un grande scrittore? No, no. Perché tu, Signore, sei con me. È la sua presenza che ci libera da questo timore, ci dà sicurezza che nel momento più delicato della vita dell'uomo, in questo momento così di passaggio dalla vita terrena all'eternità, all non saremo da soli. Vi ricordate di Stefano? Stava dando la sua vita per il Signore. E forse davanti agli occhi del mondo era un uomo solo che stava spendendo la sua vita in vano, ma i suoi occhi vedevano Gesù in piedi alla destra del Padre che gli diceva: Bravo, Stefano, sono soddisfatto di te. Bene fatto, mio buono e fedele servitore. Signore, liberaci da questi timori e infine noi abbiamo soluzione davanti a Dio, e I ci libera dalle malattie del cuore, mi spiego meglio, dalle malattie dell'anima. Senza dubbio spesso, ed è giusto, pregare per le malattie fisiche e subito forse quando abbiamo un problema fisico ci rivolgiamo al pastore chiedendo preghiere. Però riusciamo a passare anni, forse nell'apatia spirituale, senza correre forse dal pastore o dalla chiesa dicendo fratello, fratelli, pregate per me. Io ho un problema nel cuore, io ho una piaga che mi avvilisce, ma Gesù è venuto per ristorare e per fasciare le ferite del cuore. Vogliamo leggere un ultimo testo insieme? In Isaia capitolo 61, dal verso 1 dice: Parlando proprio del Signore Gesù, lo Spirito del Signore di Dio è su di me, perché il Signore mi ha unto. Per recare una buona notizia agli umili, mi ha inviato. Per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato. Com'è il tuo cuore questa sera? Forse con facilità, quando ci chiedono come stai in Albania, il saluto è proprio questo: come stai? E tutti rispondiamo: bene. Si dice Mir in albanese. E anche qui, forse, diciamo sì, bene, bene, sorridiamo con la bocca ma il cuore piange. Gesù è venuto a fasciare quelli che hanno il cuore spezzato. C'è una soluzione per te nella presenza di Dio. Egli è venuto per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri. E quanti uomini, pur essendo liberi fisicamente, vivono situazioni nel cuore di schiavitù e di prigionia. L'Apostolo Paolo diceva, quello che voglio fare, non riesco a farlo. E quello che non voglio fare, quello mi trovo a fare. Non è forse schiavitù questa? La schiavitù del peccato sulla nostra vita? La schiavitù forse di sentimenti che non appartengono al Signore? Schiavi di esperienze passate? Gesù è colui che libera questo tipo di prigionieri e noi vogliamo trovare ristoro e rifreggerio nella presenza di Dio. Egli è venuto a proclamare la libertà di quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere prigionieri per proclamare l'anno di grazia del Signore. Potremmo leggerlo in un altro contesto oggi per proclamare che oggi è il tempo accettevole, è il tempo della grazia, il giorno di vendetta del nostro Dio per consolare tutti quelli che sono afflitti. C'è consolazione se il tuo cuore è triste questa sera, se il tuo cuore è afflitto, per mettere, per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere. Olio di gioia invece di dolore, il mantello della lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati trebinti di giustizia, la piantagione del Signore per mostrare la sua gloria. Un cuore ferito non riesce a mostrare la gloria di Dio. Un cuore che è malato dentro, pur volendo come l'Apostolo Paolo, non riesce a fare cose che danno gloria al nome del Signore. E la soluzione, come dirà l'Apostolo Paolo, è questa. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie, siano resa a Dio per il nostro Signore Gesù. Abbiamo soluzione oggi presso Dio. Per questo motivo... Vogliamo rivolgere la nostra preghiera a Dio, perché viviamo in un tempo, cari fratelli e care sorelle, in cui la preghiera è esaudita. E quanto mi piace, la preghiera è esaudita nel nome di Gesù, ovvero per quello che Gesù ha fatto, per quello che Gesù è, per quello che Gesù fa ancora oggi, che Egli intercede presso il Padre per noi. E noi vogliamo oggi non essere pigri, vogliamo oggi non essere increduli, ma vogliamo oggi rivolgere la nostra preghiera a Dio e trovare risposta nella presenza di Dio. Ricapitolando, riconosciamoci miseri, dopodiché andiamo alla presenza di Dio e infine crediamo nell'opera miracolosa della croce che è stata sufficiente a salvarci ma è sufficiente ancora oggi per ogni bisogno, ogni risposta che desidera il nostro cuore. Forse Dio non ti darà quello che tu chiedi, ma Dio ti darà il meglio per te. Egli ti risponderà secondo la sua volontà, perché duemila anni fa Cristo Gesù è morto per noi sulla croce, è risorto, è salito al Padre ed oggi, in questo momento, Egli intercede per noi.